Purtroppo tocca presentarlo io, questo dottore. L'abbiamo trovato di meglio. Vi ringrazio ancora per la partecipazione. E io mi limito solo a fare una breve presentazione. Tanti di voi già lo conoscono, Don Salvatore, però per chi non lo conoscesse ve lo presento. Salvatore Di Chiello, nato nel 1972, e sacerdote della diocesi di Torino dal 1997. È laureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito la specializzazione in cristologia alla Sapienza di Roma, si è laureato anche in storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Attualmente è docente di teologia sacramentale al Polo Teologico Torinese, di teologia morale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, coordinatore teologico del Master in Architettura, Arti Sacre e Liturgia dell'Università Europea di Roma, docente di piano formativo del seminario presso il corso per formatori dell'Università Pontificia Salesiana. Ecco, Don Salvatore a me ricorda un prete che si chiamava Don Pablo Dominguez. Era un prete, è stato fatto un film intitolato L'ultima cima, forse molti di voi l'avranno visto, e lui era un sacerdote spagnolo che aveva due grandi amori, la chiesa e la montagna. La montagna non so se... ecco, benissimo, quindi... E Don Salvatore, però, come Don Pablo, fa il prete, semplicemente il prete. Non fa il prete sindacalista, il prete magistrato, il prete politico, fa il prete. E lo dico per esperienza diretta, Don Salvatore lascia un segno profondo nelle persone che incontra, per il suo carisma, una persona carismatica. Ecco, il suo metodo è, posso dire, è quello di Don Giussani, vero? Ecco, quindi noi, proprio sul mondo, Don Giussani è, noi siamo figli del più grande educatore del Novecento, rappresentato in un bell'olio di Olio su Tea della Rosanna Costa, che è l'artista di Montpellier. Cosa vuole fare? Don Salvatore, come Don Giussani, vuole fare riaccadere l'incontro con Cristo, ricoprirne, riscoprire la bellezza, il fascino. E questo è un cammino che nasce da una scintilla, un istante in cui il cuore si commuove e scopre la gratitudine. Ecco, Don Salvatore è un sacerdote disponibile, ascolta le persone, risponde al telefono, ai messaggini, no, perché tanti non lo fanno, non rispondono. Confessa, predica la verità senza paura, con amore e intelligenza. Ma la cosa più straordinaria è che lui non si vergogna di Cristo. Non si vergogna perché lo riconosce come una presenza nella sua vita. Io seguo con attenzione i suoi incontri formativi di preghiera, periodici presso l'Istituto Sant'Anna, in corso Lombardo di Torino, posso dirlo, comunque l'ho detto. E vi assicuro che si esce dalla sala commossi ed edificati, dalla straordinaria riflessione che ne scaturisce riguardo alla vocazione, appunto, grande e speciale che è il sacerdozio. Ecco, l'incontro di questa sera è sulla vita e sulla morte. La settimana scorsa abbiamo proiettato un film dal titolo Io prima di te, un film molto bello, romantico, è drammatico. Non sto lì, chi non l'avesse visto lo consiglio perché è molto bello. Il problema di oggi è un problema, lo sappiamo, ormai antropologico, è cambiata la concezione dell'umano, si è capovolto un po' la realtà, no? Il disprezzo della vita e dei valori di sempre hanno subito un colpo durissimo. La colpa è del relativismo etico, del contesto sociale e culturale in cui viviamo. E Benedetto XVI, questo qui, ci ha avvertito per un po' di tempo, vero?
Quindi concludo dicendo che la vita non è un valore assoluto, perché la vita si può donare, come tutti i nostri grandi martiri. Mi viene in mente Massimiliano Kolbe, per esempio. Però la vita è un valore fondamentale. Do la parola a Don Salvatore. Buonasera a tutti, bentrovati. Ringrazio Antonio Guzzo per la generosa presentazione. Vi assicuro che non l'ho pagato per dire le cose che ha detto. Non c'è stata una transizione economica per una presentazione così buona. Sicuramente la parte più interessante della presentazione, per quanto mi riguarda, è stata la seconda, perché i titoli accademici non servono a niente per andare in paradiso, e invece far bene la propria parte, laddove il Signore ci ha messi, questo sì, è fondamentale, qualunque sia la vocazione che il Signore ha pensato per noi. Quindi ti ringrazio molto della seconda parte, che è quella che quasi mi commuove. Sentendola dire da un altro, cerchiamo di fare del nostro meglio. Io inizio questa sera la nostra conversazione, lo condivido subito, perché certe cose nella vita capitano qualche volta o una volta. Oggi ho pranzato con la consuocera di Santa Gianna Beretta Molla, perché l'ultimo figlio di Santa Gianna Beretta Molla ha sposato una piemontese, e io oggi ero a pranzo con la consuocera di una santa, la quale ovviamente mi ha dato subito il santino della consuocera, pensando che io non lo conoscessi, no? Però siccome Santa Gianna Beretta Molla di vita se ne intendeva, io che sono un inguaribile romantico, o forse sono un realista che va fino in fondo, ho detto grazie. Questo è il segno che arriva dal cielo per benedire, per proteggere questo nostro incontro di questa sera. E siccome il Signore le cose le fa accadere mai a caso, e bisogna solo avere occhi per riconoscerlo, quando questa signora ultra ottantenne, che sembra ancora un razzo che va da una parte all'altra, mi ha detto sono la consuocera di Santa Gianna Beretta Molla, io ho detto eccolo qua l'angelo che arriva, no? Che ti dice avanti, la strada è questa. Quindi volevo partire con questa condivisione, perché mi ha lasciato attonito tutto il pomeriggio e mi ha fatto dire che quando... Io sono molto stanco oggi, perché sono arrivato alle 18.30, sono stremato e ho chiesto alla Madonna la forza di fare un incontro dignitoso, mi perdonerete la stanchezza, ma mi fa dire che quando facciamo le cose vere per il regno di Dio, il Signore ti dà dei segni, anche piccoli e imprevisti, ma quando vengono così dal cielo non si possono non condividere. Quindi volevo da subito condividerlo con voi, perché e la tengo qui Santa Gianna Beretta Molla davanti, perché illumini e guidi le parole che questa sera ci diciamo. Desidero innanzitutto scusarmi per il titolo un po' enigmatico. So che qualcuno ha interrogato Guzzo per chiedere ma di cosa parliamo questa sera, questo titolo così strano, come morire o perché vivere. Forse ci andava un cappello, avete ragione, forse ci andava l'eutanasia, due punti, come morire o perché vivere. Perché quando Antonio mi ha chiesto questo intervento, mi ha detto guarda, sta montando il dibattito sull'eutanasia e... Troppo alto? Ok. Sta montando il dibattito sull'eutanasia e forse è necessario dire una parola su questo tema. Io penso che si possa cominciare a affrontare l'argomento zoomando un po' verso, allargando un attimo lo sguardo per comprendere che cosa sta accadendo in Europa e che cosa sta accadendo nel nostro paese. Perché l'Italia ha retto fino adesso, per la sua straordinaria storia e per la sua forza di fede nel popolo, ha retto fino adesso l'urto devastante che gli altri paesi del nord Europa, soprattutto quelli protestanti, protestantizzati, non hanno retto. In questo momento ci sono forze di inaudita violenza economica, culturale e politico-legislativa che stanno facendo pressione fortissima sul nostro Parlamento e sui nostri parlamentari perché entri anche nel nostro codice genetico ciò che è totalmente estraneo al nostro codice genetico. Questo deve essere il punto fondamentale, cioè l'Italia è spinta a passi forzati verso leggi che il popolo non avrebbe mai votato.
Questo va detto chiaramente, perché faccio un esempio per tutti: se noi avessimo sottoposto al giudizio del popolo, per esempio, il DDL Cirinnà famoso, che equipara le coppie di fatto ai matrimoni e addirittura crea una discriminazione, perché nelle unioni civili, se sono omosessuali, c'è il diritto alla successione e alla pensione, alla reversibilità, e se invece sono etero non c'è la reversibilità, il popolo mai avrebbe accettato questa cosa. Eppure è stata fatta passare dai nostri parlamentari, che sono o dovrebbero essere espressione della volontà popolare. La stessa cosa sta accadendo sulle cosiddette DAT, che dovrebbero essere dichiarazioni anticipate di trattamento, e la dico subito così capite che aria tira, si sono trasformate in Parlamento da dichiarazioni a disposizioni anticipate di trattamento. Chi ha un minimo di competenza giuridica, ma anche chi conosce la lingua italiana, sa benissimo la differenza tra una dichiarazione è una disposizione. La disposizione diventa immediatamente vincolante per il medico, per il personale sanitario, diventa vincolante per tutti i protagonisti della vicenda. La dichiarazione no. E già solo giocare su questi termini, dichiarazione anticipata di trattamento e disposizione anticipata di trattamento, ci dice della mancanza di retta intenzione dei nostri interlocutori. Io ho fatto alcune fatiche, perché il purgatorio va fatto di qua, perché se non si fa di qua bisogna farlo di là. Io ve lo consiglio, qualche fatica, un po' di penitenza, fatela di qua, perché il purgatorio che non fate di qua lo fate poi di là, quindi tanto vale farlo di qua, no? Mi sono fatto la fatica di leggermi dalla Camera dei Deputati non solo il dispositivo di legge che è in fase di approvazione, ma tutti i pareri delle commissioni che hanno lavorato al dispositivo di legge, e quindi la commissione affari costituzionali, la commissione ovviamente bilancio che sempre c'è, la commissione giustizia, e ho trovato delle cose allucinanti che mai da cittadino italiano prima, perché io sono cittadino italiano e pago una caterellata di tasse, quindi da cittadino italiano prima, da cristiano dopo, da sacerdote e posso anche dire da docente, mai avrei immaginato che dentro dei pareri autorevoli di commissioni parlamentari potessero entrare cose così, per me, allucinanti, totalmente distoniche dal nostro sentire comune. Poi entriamo nel testo, ma così lo inquadriamo un attimo. Sta accadendo che il nostro paese viene spinto a trovarsi nel proprio parterre legislativo delle norme che non corrispondono assolutamente al sentire del popolo, che non corrispondono a ciò che il popolo vuole e desidera, ma che inevitabilmente, poiché la norma ha sempre un enorme valore pedagogico, Dio stesso educa il suo popolo attraverso le norme, cioè i comandamenti, inevitabilmente sono norme che creeranno mentalità. Perché se è vero che la norma a volte è espressione del popolo, è altrettanto vero che quando la norma viene imposta al popolo, inevitabilmente crea mentalità. E il metodo, questo va detto facendo sempre cognomi e nomi, perché io amo essere diretto, perché questo mi crea molta libertà, non riuscirei a fare diversamente, il metodo è sempre il metodo radicale. Cioè si parte dal caso estremo, dal caso disperato, e dalla fessura del caso disperato si apre poi la diga, la valanga di un provvedimento legislativo. È sempre lo stesso metodo. Si parte dalla donna abusata, violentata, eccetera, per giustificare l'aborto. Adesso si parte da casi disperati. Oggi i giornali li avete letti, quindi non devo star lì ad aggiungere nulla. Si parte da casi limite, borderline, che sollecitano ovviamente la nostra sensibilità, perché qui non parliamo di quanti bond abbiamo investito o di quanti siamo moderni. Bitcoin abbiamo comprato, perché chi ha comprato un bitcoin a 0,5 centesimi, oggi il bitcoin vale 3.500 euro ed è previsto che nei prossimi 20 anni il bitcoin arriverà a 500 milioni di euro, è caro mio, mica si scherza, i bitcoin sono un investimento. Allora, ma non parliamo di questo, parliamo di cose molto più interessanti, cioè parliamo della mia e della tua vita. Parliamo del fatto fondamentale che ci è dato, e qui parliamo di provvedimenti legislativi
che vanno ad incidere non solo sulla tua e sulla mia vita, ma vanno ad incidere sulla mentalità di una società che, non avendo più chiaro il senso della vita, lo desumerà dalle norme positive che il legislatore avrà approvato. Perché questo è il problema di fondo, eh? Una società che ha chiaro il senso della vita non si lascia imbrigliare da norme legislative, qualunque esse siano. Una società come la nostra, che ha smarrito il senso della vita, necessariamente obbedirà alla mentalità che il potere impone. Ho recuperato il purgatorio del leggermi le norme parlamentari con tutti i pareri delle commissioni costituzionali, giustizia, interni, eccetera, eccetera, rileggendo alcuni passi del nostro comune maestro, perché guai a chi si vergogna dei suoi padri, un figlio che si vergogna del padre non è degno di essere chiamato figlio, rileggendomi alcuni passi di un testo spettacolare che mi permetto di consigliare, di Don Luigi Giussani, Alla ricerca del volto umano. Perché dopo il percorso, in particolare, permettetemi, per chi ha dimestichezza con i testi giussani, dopo il senso religioso, che è l'opera massima, a mio sommesso parere, di Monsignor Giussani, Alla ricerca del volto umano oggi diventa per tutti i cristiani, per noi che lo abbiamo conosciuto e incontrato, fondamentale. Perché lì si fa un'affermazione di fondo, subito dalle primissime pagine, che mi ha sconcertato di nuovo, anche se l'ho letta 30 anni fa, quando facevo la verifica vocazionale con Gius, e in questi 20 anni di messa mi accorgo di averla sempre avuta dentro come verità che lui mi ha trasmesso. Giussani dice: chi non conosce il senso della vita può solo rinunciare a vivere. Chi non conosce il senso della vita può solo rinunciare a vivere. E può rinunciare a vivere con un atto clamoroso, quale può essere il suicidio, o può rinunciare a vivere continuando a vivacchiare, perché quanti continuano a respirare, a mangiare, a dormire, ma non vivono, hanno già rinunciato a vivere. Allora, da questo punto di vista, il tema che noi affrontiamo sicuramente riguarderà alcune letture della norma depositata in Parlamento, che è quella che probabilmente diventerà, ahimè, norma di legge, ma vuole affrontare in maniera più larga il tema, e cioè la questione non è approvare o non approvare le disposizioni anticipate di trattamento e tutte le conseguenze che un'eventuale legge di questo tipo porta con sé e quale resistenza possibile noi dobbiamo e possiamo fare a norme di questo tipo. Diceva l'indimenticato Cardinal Caffarra, carissimo amico e padre anche lui: le leggi di uno Stato sono come le mura della città medievale. Abbattere le mura significa esporsi a qualunque forma di razzia. Abbattere le leggi, cioè non avere più l'argine della legge, significa esporsi a qualunque forma di razzia. E chi è che fa razzia nella città medievale? Il potere, il più violento. E così sarà anche nella nostra ormai decadente civiltà occidentale. Abbattendo i muri delle leggi che difendono i valori non negoziabili, che difendono ciò che non può essere messo in discussione, ciò che non può essere oggetto di contrattazione, di negoziazione, vincerà il più forte, vincerà il più violento, vincerà chi ha maggiore influenza economica. Perché attenzione che oggi le guerre non si fanno più con le armature, gli scudi e la spada, e se fosse così la perderemmo comunque, ma oggi le guerre si fanno col potere economico. Cenando qualche settimana fa con un cardinale, chiacchierando di cose serie, lui mi diceva: ci vorrebbe un Soros cattolico, ci vorrebbe un grande magnate con potere infinito a livello economico che sostenesse le nostre posizioni. Io, siccome sono molto cattivo anche con i cardinali, ho risposto: cominciamo a far noi la nostra parte, perché come Chiesa abbiamo lo strumento per fare, abbiamo lo strumento per fare. Se tutta la Chiesa unita, se tutti i sacerdoti uniti, tutti i vescovi uniti dicessero la stessa cosa,
potremmo anche arginare il Soros cattolico, perché non penso che i beni immobili della Chiesa siano inferiori rispetto al potere economico di Soros, e comunque Soros non è nessuno rispetto a 2000 anni di cristianesimo. Allora il problema non è chi sono gli altri, di nuovo il problema è chi siamo noi, ed è questa la ragione della mia presenza questa sera con voi e del nostro incontro. Diceva prima Guzzo nell'introduzione, la vita non è un valore assoluto perché la si può donare, vero, è un valore non negoziabile, vero. In teologia noi diciamo la vita è un valore non disponibile. Perché diciamo questo in teologia? La vita è un valore non disponibile. Perché c'è una mentalità oggi diffusissima che ha origine in un filosofo antropologo americano, tale Paul O'Callaghan, che negli anni già 60-70 ha elaborato una tesi di questo tipo. La vita ha il valore che gli dà colui che la vive. Ve la ripeto. La vita ha il valore che gli dà colui che la vive. Voi capite subito che siamo nel soggettivismo più sfrenato. Perché un'affermazione del genere, che ha attraversato tutta la cultura americana, ha varcato l'oceano ed è approdata anche da noi in Europa, un'affermazione del genere dice che non è riconoscibile e dunque non è riconosciuto alcun valore oggettivo alla vita. La vita non è un valore che mi precede e che io sono chiamato a riconoscere, ma la vita ha il valore che io le do. Allora, se questa è la posizione, è ovvio che ogni degenerazione è aperta. Ogni degenerazione, ogni arbitrio sulla vita propria e altrui è aperta. Invece noi sosteniamo che la vita è un valore indisponibile. Cosa vuol dire un valore indisponibile? In senso tecnico vuol dire un valore di cui nessuno può disporre. Indisponibile vuol dire questo. Quando a livello giuridico il notaio dice no, quell'immobile è indisponibile, vuol dire che quell'immobile lì non può essere soggetto a transizioni di nessun tipo. Ecco, la vita è una cosa del genere. Perché la vita è un bene, è un valore non disponibile? Per tre ragioni: una biologica, una filosofica e una teologica. La ragione biologica. 7 miliardi di uomini sulla faccia della Terra hanno 7 miliardi di codici genetici differenti. Nessun essere umano sulla faccia della Terra, 7 miliardi, non 7 mila di Moncalieri, 7 miliardi, nessun essere umano ha il codice genetico identico ad un altro essere umano. Anche perfino i gemelli monozigoti che vengono dallo stesso spermatozoo e dallo stesso ovulo, pur avendo identica mappatura genetica, producono proteine differenti. Quindi non si dà neanche il caso dei gemelli monozigoti per dire due esseri umani identici. Questo è un dato biologico straordinario, di fronte al quale ogni mattina stare in preghiera, come dire il Ti adoro del mattino, perché il tuo codice genetico è unico su 7 miliardi di persone. Allora, o ti è andata benissimo perché è meglio che vincere al bingo, oppure devi porti il problema. Come mai 7 miliardi di uomini hanno 7 miliardi di codici genetici differenti? E se forse noi avessimo avuto la tecnologia per mappare i nostri predecessori, avremmo visto che anche chi ci ha preceduto aveva un codice genetico differente. Non è forse che all'origine dell'esistenza di ciascuno c'è un atto di volontà, di un'intelligenza che vuole che ciascuno sia unico ed irripetibile? E qui passiamo dalla scienza, dalla biologia, alla filosofia. Ma fermiamoci al dato biologico, perché non serve la filosofia, men che meno la teologia, per dire
che laddove c'è un nuovo codice genetico c'è una nuova vita, che è per sua natura inviolabile. Lo spermatozoo, quando entra nell'ovulo, ci mette 4 ore a formare la nuova elica del DNA. E in quelle 4 ore, nella mappa genetica, c'è scritto quasi tutto di quella persona. Quanto sarà alta, quanto sarà bassa, il colore degli occhi, dei capelli, quanto vivrà, che malattie avrà. Che malattie avrà? Sapete che ormai la frontiera della genetica è intervenire sul codice per correggere preventivamente le malattie. Ormai questa è la frontiera della genetica, Allora, noi non stiamo obbedendo, come paesi occidentali, per esempio abortisti, non stiamo obbedendo al dato scientifico. Perché il dato scientifico mi dice che la differenza tra un uomo e un altro uomo è il differente codice genetico. E dunque io non posso decidere che un uomo viva o muoia partendo da una discriminazione di codice genetico. Eppure questo si fa in maniera indiscriminata. Perché ogni volta che una vita viene soppressa nel grembo della madre, non si tiene conto del primo dato che è scientifico. Guardate, la scienza è arrivata meno di un secolo fa a mappare il codice genetico. I cristiani da 2000 anni che hanno insegnato a quei barbari dei greci e dei romani che uccidevano i bambini deformi a rispettare la vita. A rispettare la vita. Allora il primo dato è scientifico. La vita è un bene non disponibile perché ciascuno di noi è, biologicamente parlando, un essere unico ed irripetibile. Secondo elemento, l'elemento filosofico. E qui forse tutti ci troviamo con più agio nelle argomentazioni. Qualcuno in quest'aula pensa di essersi autogenerato? No. Neanche il più bravo tra di voi, per quanto possa essersi impegnato, nessuno si è autogenerato. Filosoficamente parlando, si dice che la vita ha una sua datità irriducibile. Che cos'è la datità della vita? È il fatto che la vita è qualcosa che ci è dato in maniera assolutamente indipendente dalla nostra volontà. Nessuno di noi ha scelto di vivere, eppure abbiamo tra mano questo dono, che è il più grande dono che ci possa essere fatto, e lo dico da teologo, è il dono che precede anche il dono della fede, Perché solo chi è vivo può avere fede. Per cui il dono della vita precede logicamente, cronologicamente e anche come importanza il dono della fede. Questo enorme dono che ci è stato fatto non dipende da noi. Anche l'ateo più incallito, anche l'anticristiano più convinto deve ammettere, se è serio con la sua intelligenza, deve ammettere di non essersi autogenerato. Ma allora, se la vita è un bene che io ricevo, ma che io non ho prodotto, voi capite subito che quel bene non può dipendere ultimamente da me. Perché se l'avessi prodotto io, dipenderebbe ultimamente da me. Ma non l'ho prodotto io. Filosoficamente parlando, la datità della vita la datità della vita postula la sua assoluta intangibilità. Il fatto che la vita sia qualcosa che ci viene dato e che nessuno di noi, nessun uomo, si sia mai autogenerato, determina, filosoficamente parlando, come conseguenza razionale, che ciò che io ho ricevuto devo custodirlo, ma non sono il padrone di ciò che ho ricevuto perché non l'ho prodotto io. E anche chi di voi ha l'esperienza bellissima di aver messo e mettere al mondo
biologicamente dei figli, dico biologicamente perché noi nella verginità generiamo figli spiritualmente, chi ha l'esperienza di mettere al mondo biologicamente dei figli percepisce che è un mistero enorme dare la vita ed è un mistero che ultimamente trascende il padre e la madre biologici, perché l'altro è altro, non è un pezzo del corpo della donna, l'altro è altro. Ragione biologica, ragione filosofica. La datità della vita determina la sua indisponibilità. Non posso liberamente disporre di ciò che io non ho prodotto. Posso solo custodire ciò che mi è stato dato. La terza ragione, ovviamente, per chi si apre alla trascendenza e ancor di più per chi ha incontrato Cristo e dunque crede in Gesù Cristo, la terza ragione è quella teologica. Anche chi non avesse ancora incontrato Cristo ma crede vagamente in un Dio creatore deve riconoscere che l'essere creatura, cioè il fatto che all'origine della nostra vita non ci siamo noi ma c'è un mistero, direbbero gli americani un intelligent design, un disegno intelligente, già solo questo postula un rispetto sacro della vita come dono di Dio. Apro e chiudo una parentesi che da un po' di volte comincio a sottolineare perché mi sembra sempre più urgente. Se c'è una omissione che nella predicazione ecclesiastica e ahimè anche nelle facoltà teologiche è stata fatta e continua a essere fatta, è il silenzio sulla dottrina della creazione. Ci siamo spaventati di due teorie evoluzioniste di Darwin che alle medie vengono vendute come scienza, ma che scienza non sono, perché sono mere teorie, con dei fondamenti, ma mere teorie, anche perché con buona pace di tutti nessuno può riprodurre in laboratorio il Big Bang e nessuno può riprodurre in laboratorio l'inizio della vita, e se una teoria non è riproducibile in laboratorio non è scientifica, al massimo è una teoria scientifica, ma è un'altra cosa. Ci siamo lasciati fregare da queste teorie scientifiche e siamo, come Chiesa, come ecclesiastici, imbavagliati di fronte alla dottrina della creazione. Ma il problema qual è? Che se non c'è più una creazione, non c'è più un creatore. Questo è il grande vulnus anche del nostro popolo. Il nostro popolo è stato educato al fatto che la creazione è una favoletta per bambini, che noi siamo figli dell'evoluzione, che veniamo dalla scimmia, e se non c'è più una creazione, inevitabilmente non c'è più un creatore. Ora non entro nel tema della creazione, che è complicatissimo, il rapporto tra evoluzione e creazione ha ben altre competenze e ben altre persone che possono venire a parlarvene, ma c'è un'omissione da parte nostra, c'è una paura quasi, come sacerdoti, predicatori, a volte anche come cristiani, a parlare della creazione. Per chi è credente, aprirsi al rapporto col trascendente significa riconoscere che la vita non solo è un dono, cosa che anche gli atei devono riconoscere perché nessuno si è autogenerato, ragione filosofica, ma molto di più, che la vita è un dono di Dio. Questa è la grande differenza. Nessuno può negare razionalmente che la vita sia un dono, perché una cosa che tu hai e che non hai prodotto tu ma ti è stata data si chiama dono in italiano. Quindi la vita è un dono per tutti, credenti o non credenti. I credenti sono coloro che riconoscono l'autore del dono, Dio. E per noi cristiani la vita ha senso nel rapporto con il mistero che si è fatto carne, che si è autodefinito, non a caso, via, verità e vita. Non a caso, Gesù di sé dice di essere la via, la verità e la vita. La verità, l'aspetto noetico, la vita, l'aspetto esistenziale,
la via, il metodo per vivere questi due aspetti. Perché senza verità non c'è vita. Senza significato la vita perde la sua forza, la sua bellezza. Chi non sa più perché vive deve pensare ovviamente a come morire. Ovvio. Chi non sa più perché vive deve pensare a come morire. Quella è la sua prima preoccupazione. La vita è un bene non disponibile, in assoluto, e lo è dal suo inizio al suo naturale compimento. Dall'istante in cui lo spermatozoo feconda l'ovulo e si forma in 4 ore l'elica del DNA, quella vita è assolutamente intangibile, qualunque sia la sua condizione. Anzi, più debole è, più malata è, più handicappata è, più ha bisogno della nostra tutela. Nei paesi del nord, in Danimarca, non nasce più nessun Down. Non perché hanno corretto il codice genetico e non li fanno più nascere avendoli guariti, ma perché li uccidono prima. Tutti vittime dell'aborto. Io ho un cuginetto Down di 46 anni, più vecchio di me. So di cosa sto parlando. È una persona. È una persona. Allora capite che dal suo inizio naturale fino al compimento naturale, cioè fino a quando, dicevano i nostri vecchi, non si esala l'ultimo respiro. E questo non è, non può essere nelle nostre mani. Perché qualunque intervento teso a sopprimere la vita è contro la scienza vera, è contro la datità della vita e, per chi è credente, è contro Dio che ci ha dato la vita e contro Gesù Cristo, via, verità e vita, che viene ancora ucciso in tutti coloro la cui vita viene ingiustamente soppressa. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica ben 4 numeri al tema dell'eutanasia. Dal numero 2276 al numero 2279. 4 numeri, non è cosa da poco, eh? 4 numeri interi al tema dell'eutanasia. Ma mi piace il primo numero, l'esordio del Catechismo, che inizia dicendo: coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto possibile normale. Inizia così il Catechismo. Non inizia parlando dell'eutanasia, inizia dicendo qual è il valore in cui noi crediamo. Dovremmo subito chiederci, noi, per noi stessi, per le generazioni che verranno dopo, che tipo di società vogliamo? Il popolo italiano, che è un popolo ancora sano nel suo DNA, c'è differenza tra nord e sud, ma alla fine è un popolo ancora sano nel suo DNA. C'è differenza tra le grandi città anonime e disumane e i paesi che sono ancora forse un po' umani, ma è un popolo che nella sua ossatura voglio riconoscere, voglio credere che sia ancora sano. Che tipo di società vogliamo? Una società capace di curare la vita, anche indebolita o minorata, di curare, di prendersi cura dei più deboli, o una società nella quale i più deboli vengono eliminati con una fiala di morfina che costa allo Stato 14 euro rispetto ai 1500 euro al giorno di ospedalizzazione. Perché poi è un problema di conti, è un problema di conti economici, è lì la questione. Ma noi che società vogliamo? Che Stato vogliamo? Per noi e per chi verrà dopo di noi.
Che cos'è davvero civiltà? Perché anche su questo tema dovremmo alzare la testa come cristiani. Continuano a dirci che alcune norme di legge sono una scelta di civiltà. Ma che civiltà è una civiltà che uccide i più deboli? Che civiltà è una civiltà che ammazza i suoi cittadini prima ancora che nascano? Che civiltà è una civiltà che non ha più una sua identità e si lascia travolgere da qualunque vento di cultura passeggero, più o meno violento, che sbarca sulle nostre coste? Non è più una civiltà questa. Io penso che sia molto più civile difendere la vita in ogni circostanza, impiegando anche risorse, impiegando la nostra libertà per difendere un valore che non dipende né da noi né, per favore, dal legislatore. Perché se noi affidiamo al legislatore il giudizio sul valore della vita, siamo perduti, Precipitiamo in una tirannia che quelle del passato a confronto fanno ridere. Il valore della vita è indisponibile e accompagna l'esistenza del singolo e nessuno lo può violare per nessuna ragione. Non possiamo affidare in alcun caso al legislatore il potere di stabilire quale sia il valore della nostra vita. Chi fa questo? Chi non sa più nulla? Chi è stato talmente devastato dalla cultura dominante da non sapere più chi è lui come uomo e quindi, direbbe il nostro maestro Monsignor Giussani, si lascia totalmente determinare dalla cultura dominante. Totalmente determinare alla fine dal potere. Perché laddove non c'è il riconoscimento di un altro sopra di noi, le dinamiche relazionali sono tutte gestite dal potere. Che sia il potere economico, che sia il potere della sensualità, che sia il potere politico, qualunque tipo di potere, la logica che regola i rapporti umani laddove non c'è l'apertura al trascendente è necessariamente una logica di potere. I quattro numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica iniziano così, con questo primo numero, il numero 276, che dice quale tipo di società ha in mente il cristianesimo. Noi dovremmo soltanto, lo dico sempre, essere ciò che siamo. Dovremmo soltanto trovare o ritrovare il coraggio di dire ai nostri fratelli uomini qual è la nostra identità e qual è la nostra proposta. Perché io sono convinto che se noi fossimo ciò che siamo, sarebbe molto meno difficile trovare la ragionevolezza di una proposta che è oggettivamente migliore di quella loro. Perché loro propongono con 14 euro di morfina di sopprimere ammalati, invalidi, handicappati, malati terminali, eccetera, noi proponiamo di prendercene cura fin quando Dio vuole. C'è una bella differenza, Tu in quale ospedale vorresti entrare? In un ospedale nel quale magari delle sante suore, avendo tante consacrate presenti, si prendono cura di te fino alla fine? O in un ospedale dove dopo 5 minuti passi nella giostra della morfina e per te Miss Italia finisce? In quale ospedale vorresti entrare? I nostri fratelli olandesi ad Amsterdam, dopo i 70 anni, e qua qualcuno l'ha già compiuto, mi pare, no? Dopo i 70 anni non vanno più in ospedale, perché se gli trovano qualcosa di grave gli propongono subito l'eutanasia. Stanno a casa, si curano a casa, chi ha amici medici va bene, chi non ha amici medici si arrangia, ma meglio morire da solo a casa mia che andare lì e beccarmi la proposta dell'eutanasia. Questo è il problema serio, perché, dicevo prima, la legge crea mentalità. La legge crea mentalità fino al punto da convincerti che se tu sei un peso per la società, perché sei invalido al 100% con l'accompagnamento e quindi all'INPS costi un botto di soldi, e se poi vai anche in ospedale e sei medicalizzato con l'alimentazione parenterale, le bustine, i tubini, eccetera, e quindi costi 1.500 euro al giorno
alla collettività, se tu costi così, una legge del genere ti convince che tu devi toglierti dai piedi perché sei troppo costoso per la società. E quindi ti convinceranno che è tuo dovere andartene, è tuo dovere, sei incivile se non muori. Sei incivile se non muori, perché costi troppo alla società. Questa è la posta in gioco. Questa è la posta in gioco. Poi ci sono i casi disperati che ci fanno vedere al TG, dove non si può fare niente, oddio poverino, e il libro che oggi viene pubblicizzato dal Corriere della Sera è vergognoso. Perché se un mio amico decide di suicidarsi, io non gli telefono e non gli dico buon viaggio, ma faccio di tutto per evitare che lui muoia. Faccio di tutto per evitare che lui vada fino in fondo a questa sua decisione. Essere amici non vuol dire dire buon viaggio, lavandosene le mani. Ponzio Pilato non mi pare che sia tra i 12 amici di Gesù. Non mi pare, non mi risulta. Chi se ne lava le mani non è amico. Chi se ne lava le mani, se ne lava le mani. Non lasciamoci ingannare da un pietismo che nulla ha a che fare né con la ragione umana né con l'autentica pietà cristiana. Questo è pietismo laico che direbbe Papa Francesco spuzza. È pietismo laico che spuzza, spuzza come spuzza la corruzione, spuzza come spuzza la menzogna. Questo è, e ce lo fanno bere, ci fanno credere che sia quella una scelta di civiltà. Che cosa prevede la legge, la proposta di legge ormai avanzata, ahimè, detta DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, che in realtà sono disposizioni anticipate di trattamento. Innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo di due valori importantissimi sanciti dalla Costituzione, ma che sono diritti umani fondamentali. Da un lato il diritto ad essere curati, ovvio, non il diritto alla salute, per favore, anche qui nel testo i nostri parlamentari asini parlano del diritto alla salute, ma non esiste il diritto alla salute, perché se ti ammali, da chi vai a scioperare? Dal Padre Eterno? Non esiste il diritto alla salute, esiste il diritto a essere curati, che è un'altra cosa, la salute è un dono, ma dietro il termine diritto alla salute c'è una menzogna enorme, c'è l'idea che tu vali se funzioni, ma se ti rompi non vali più. Se non hai più la salute non vali per la società, anzi sei un peso, sei un peso. Allora da un lato c'è il diritto alla cura, dall'altro c'è il diritto all'autodeterminazione da parte di ogni cittadino, e questo è sacrosanto, cioè nessuno può essere sottoposto a cure contro la sua volontà. Ma questo diritto è stato sancito dai padri costituenti per quale ragione? Perché noi venivamo dal dramma della Seconda Guerra Mondiale e sappiamo che cosa i regimi totalitari di qualunque colore hanno fatto agli uomini nei gulag e nei campi di concentramento. Era questa la mentalità con cui è stato elaborato il dettato costituzionale: impedire al potere civile di sottoporre la popolazione a cure contro la sua volontà, per tutte le sperimentazioni più o meno lecite, più o meno utili, cioè illecite e inutili, che i regimi hanno fatto. È ovvio che oggi questa libertà di cura prevede il cosiddetto consenso informato. È un dovere del personale sanitario informare il paziente o i suoi parenti ed è un diritto del paziente esprimere la propria volontà rispetto alle cure che vengono proposte. Capite subito che c'è un conflitto immediato in questo,
ed è il conflitto della competenza. Perché io che ho certe competenze riesco a fare il terzo grado ai miei amici medici, che ormai sono quasi tutti compagni del liceo diventati primari, e quindi li metto lì, li ho sposati, gli ho battezzati i figli, vado tranquillo. Ma la media del nostro santo popolo italiano che competenze mediche ha rispetto alla competenza del medico? Quindi c'è un conflitto di competenze, e affidando unicamente al cittadino la decisione, pur essendo un consenso informato, noi già ci stiamo sbilanciando su una decisione non di tipo razionale scientifico, competenza sanitaria medica, ma di tipo emotivo. E questo è un problema, perché è ovvio che per quanto uno possa informarsi, non informatevi mai su internet per quanto riguarda le malattie, che prendete delle cantonate enormi. Per quanto uno possa informarsi, non avrà mai le competenze del medico. Quindi questo equiparare in maniera quasi paritetica il parere e la disposizione del paziente con il parere del medico è già uno sbilanciamento che delegittima la scelta scientifico-razionale, la migliore scelta possibile dal punto di vista della salvezza medica, della cura medica del paziente, e si sbilancia sull'emotività del paziente o dei suoi familiari. Le disposizioni anticipate di trattamento emergono nella nostra cultura sin dal caso di Eluana Englaro, che tutti ricordate. Cioè, laddove c'è un silenzio rispetto alla propria condizione, che confligge in quel caso con la volontà del padre. Il padre Peppino, che poi si è seduto sugli scranni del nostro Parlamento nelle file del PD, perché ognuno guadagna qualcosa da quello che fa, il padre ha voluto fortissimamente che la figlia venisse soppressa. E dico soppressa perché nella casa di cura delle suore di Milano, dove stava, viveva una vita sicuramente limitatissima, ma viveva senza un respiratore artificiale, ma essendo tracheotomizzata respirava dalla trachea direttamente, veniva nutrita in modo parenterale, cioè con nutrimento fluido direttamente nello stomaco. Certamente non è la vita migliore possibile, ma non era una vita dipendente dalle macchine. Quel caso lì ha scatenato tutto questo movimento che ha portato oggi alla legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Cosa dicono i ben pensanti? Dicono: piuttosto del Far West, in cui non c'è nessuna norma, è meglio avere una norma. E anche alcuni cattolici, anche altolocati nella gerarchia, pensano che sia così. Il punto è che già la norma c'è di caso in caso, quando si dialoga col paziente, col medico e con i familiari. Promuovere e approvare una norma universale non è una garanzia di maggiore verità e di maggiore libertà per il cittadino, ma, come ho detto all'inizio, promuoverà inevitabilmente una mentalità mortifera, cioè in caso limite la scelta andrà necessariamente a ciò che costa meno allo Stato, a ciò che fa risparmiare lo Stato, a ciò che costa meno ai parenti che devono guardare il congiunto e a ciò che fa soffrire meno. Come se, ma ormai è chiaro che è così, la sofferenza non avesse alcun significato. Anche qui non apro il file sulla responsabilità degli ecclesiastici e della predicazione, che ha completamente dimenticato lo statuto teologico della sofferenza nel cristianesimo. Lo statuto teologico della sofferenza. Perché per un cristiano la sofferenza non è mai inutile. È chiaro
se io penso che la mia vita sia un treno che si precipita violentemente e velocemente verso il nulla, è ovvio che la mia vita è assolutamente inutile. Infatti questa legge è il prodotto organico della nostra mentalità diffusa, è il prodotto organico forzato, devo dire, forzato di una mentalità che serpeggia. Perché anche per noi la vita vale se sto bene, se sono in salute, se posso fare i viaggi, se ho i soldi in tasca, eccetera. E se tutto non va come dico io, la vita vale un po' di meno. Quindi attenzione a fare anche santa autocritica su questo punto. Le disposizioni anticipate di trattamento sono delle dichiarazioni, anzi il testo slitta, come dicevo prima, da dichiarazioni a disposizioni, nelle quali ogni cittadino italiano potrà dire preventivamente che cosa vuole che il medico faccia o non faccia nel caso in cui una situazione, clinicamente si dice un insulto, impedisca di esprimere la propria volontà. Ogni cittadino italiano entro 60 giorni, pensate quanta fretta ha il nostro governo, entro 60 giorni dall'approvazione della legge sarà chiamato, non sarà obbligatorio, ci mancherebbe, ma sarà chiamato ad esprimere la propria volontà. E ci saranno dei registri nelle ASL, la Commissione Finanza della Camera dispone senza oneri per lo Stato, mi raccomando, vi faccio, è bellissimo perché no? È impressionante cosa riescono a scrivere. Certo, cioè non bisogna sprecare soldi, mi raccomando. Dice che il mantenimento dei registri cartacei o informatici da parte delle ASL deve essere fatto all'interno del budget ordinario già stanziato per le ASL, quindi neanche un investimento per questo nuovo registro. Vuol dire che ogni cittadino italiano sarà chiamato, se abboccherà a questa cosa, ma non abboccheranno gli italiani perché neanche sulla donazione degli organi hanno abboccato, ogni cittadino sarà chiamato a dire cosa vorrà e ci sarà un registro informatico nel quale la popolazione sarà mappata e lo Stato saprà in caso di insulto chi vuole essere curato o chi non vuole essere curato. Qual è la grande fragilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, delle DAT? La grande fragilità giuridica che non le rende in alcun caso accettabili, ovviamente moralmente, ma neanche giuridicamente. La grande fragilità è che la volontà espressa nella disposizione anticipata di trattamento non è la volontà attuale. Perché io posso fare la disposizione 3 anni prima, 2 anni prima, anche un giorno prima, anche la mattina stessa del mio insulto, del mio ictus cerebrale che mi impedisce di esprimermi, ma se io a causa di un ictus sono prigioniero del mio corpo, per cui come in molti casi accade, vedo tutto, sento tutto, ma non mi posso esprimere, se io in quella condizione cambio parere perché vedo intorno al mio letto mia moglie, i miei figli, gli amici che fanno di tutto per farmi risvegliare e quindi cambio parere, voglio vivere, avendo disposto di non essere curato, io mi sono autocondannato a morte. La volontà espressa nelle disposizioni anticipate di trattamento ha la sua fragilità proprio in questo anticipate, perché un atto morale, ce l'hanno insegnato i nostri padri, l'uomo è il suo io in azione, i nostri atti ci seguono, un atto morale si documenta nella sua attualità e la legge porta con sé, e questo è un altro strafalcione filosofico e giuridico che mi ha lasciato sbigottito leggendo anche i pareri delle commissioni, porta con sé il dovere del medico
di eseguire le disposizioni anticipate di trattamento. E quindi si potrebbe creare, faccio il caso limite, il caso di un paziente che ha disposto di non essere salvato o curato. Il medico non obbedisce alle disposizioni anticipate di trattamento, gli salva la vita e il paziente salvato fa causa al medico perché non l'ha fatto morire. Questo può capitare giuridicamente, perché la libertà del medico è estremamente limitata. Se noi ci fossimo fermati a dichiarazioni anticipate di trattamento, c'era ancora un margine per la libertà di azione del medico. Avendo percorso la strada delle disposizioni, il medico rimane vincolato, vincolato. Vi leggo un passaggio della Commissione Giustizia della Camera che mi ha lasciato sbigottito. Riparibile in internet, quindi tutto materiale pubblico, non ho amici in politica che mi passano le veline, anzi. Nel parere della Commissione Giustizia della Camera si dice che c'è l'esonero da responsabilità civile o penale del medico che abbia ottemperato all'obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente. È il linguaggio giuridichese che ci disorienta un po', ma lo capiamo, lo rileggo perché aiuta. L'esonero da ogni responsabilità civile o penale, quindi l'impunità, ok, del medico che abbia ottemperato all'obbligo, si parla di obbligo, non indicazione, obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente, che però non è la volontà attuale. La commissione propone questo, udite udite, a tale riguardo, Commissione Giustizia della Camera, a tale riguardo appare opportuno sopprimere nella legge il riferimento alla deontologia professionale. A questo riguardo appare opportuno sopprimere il riferimento alla deontologia professionale o alle buone pratiche medico-assistenziali. Perché tale riferimento, continua la Commissione Giustizia, potrebbe legittimare il medico a non rispettare la volontà del paziente. Ragazzi, è il nostro Parlamento, Scusate il termine ragazzi, ma ci capiamo. È il nostro Parlamento. Questo lavoro è il cosiddetto lavoro sporco, cioè quello che noi dobbiamo fare leggendo i documenti, leggendo centinaia di pagine di documenti, per mostrarvi in incontri come questi dove stiamo andando. Che cos'ha di giustizia un testo di questo tipo? Che cos'ha di giustizia? Lo voglio paragonare ad un testo fuori moda, ma che penso di commentare pubblicamente o per iscritto in futuro, cioè il giuramento di Ippocrate. Ne ho due versioni, la versione pagana e la versione cosiddetta moderna, cioè la versione che oggi i medici utilizzano. Quella pagana iniziava dicendo: giuro per Apollo medico e per Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e tutte le dee chiamate a testimoni che eseguirò secondo le forze e il mio giudizio questo giuramento e impegno scritto. Oggi non comincia più così, per grazia di Dio, comincia: giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento. Scorrendo sia la versione pagana di Ippocrate, sia la nostra versione moderna, a un certo punto dice così: giuramento di Ippocrate, non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò
un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Ippocrate, senza Gesù Cristo. Ippocrate, con gli dèi pagani. Il giuramento moderno dice così. Giuro di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo, il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale. Giuro di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente. Questo è il giuramento che oggi i medici, che oggi il vostro medico curante ha fatto quando è stato abilitato all'esercizio della professione medica. Per questo la Commissione Giustizia dice togliere ogni riferimento a principi deontologici e di prassi clinica o medico-assistenziale, perché quello che ci vogliono propinare è contro 25 secoli di storia della medicina, è contro la natura stessa dell'operare del medico, il quale dice primum non nocere, la prima cosa è non nuocere al paziente, e se già facessero questo i medici farebbero una grande cosa, eh? Primum non nocere. Le disposizioni anticipate di trattamento hanno già fatto un percorso forte, non verranno ovviamente approvate in questa legislatura perché il tema è talmente caldo, ci hanno fatto già digerire il DDL Cirinna, sanno benissimo che se ci impongono anche lo ius soli e l'eutanasia ci sarà una devastazione alle prossime elezioni. Quindi furbescamente non lo propongono all'approvazione definitiva, ma l'agenda europea lo impone, i poteri economico-finanziari spingono, se non cambia radicalmente la rotta sarà una delle priorità di una nuova compagine governativa sulla quale non ci pronunciamo perché Dio solo sa in che mani finiremo. Concludo dicendo semplicemente che come cristiani abbiamo due compiti fondamentali. Il primo, difendere le mura della città con le unghie e con i denti. Cioè, se le mura della città sono l'impianto legislativo, abbiamo come cristiani il dovere di conoscere innanzitutto le leggi che vengono pensate e elaborate, abbiamo il dovere di mantenere in piedi l'argine alla assoluta dissoluzione anche solo dell'idea di cura e di dignità della persona, abbiamo il dovere di combattere con tutte le nostre forze contro queste leggi che sono leggi mortifere, portatrici di morte, sono leggi frutto di quella che San Giovanni Paolo II, di cui oggi inizia la novena perché il Papa si festeggia nel giorno della sua elezione, San Giovanni Paolo II descriveva come la cultura della morte. Questo lavoro, che è il lavoro urgente e che a livello numerico ci sembra da perdenti, ma che il Signore può veramente trasformare nella vittoria di Davide contro Golia se tutti facciamo la nostra parte, perché anch'io stasera ero stanco morto eppure sono venuto e non ho più voce, tutti facciamo la nostra parte, ok? Una chiamata alle armi questa, mi raccomando. A questo compito nasce, si affianca un altro compito essenziale, decisamente più ampio, di più grande respiro, che però parte dai rapporti con chi è accanto a noi, cioè il compito di ricostruire l'umano.
perché qui non si tratta più ormai di approvare o non approvare certe leggi, sopportare o non sopportare certe norme, impedire o non impedire certe derive giuridiche e sociali. Qui si tratta di ricostruire l'uomo nella sua dignità di figlio. Si tratta di reinsegnare ai nostri fratelli uomini a usare la ragione. Si tratta di ricostituire quella che è la dignità dell'uomo, che senza l'uso di ragione e senza il rapporto col mistero e col trascendente non sa più chi è. Perché se l'uomo non è figlio, non sa perché vive, e se non sa perché vive, si riduce a pensare a come morire. Ed è tristissima una vita che occupi il suo tempo a pensare come morire meglio. Grazie. Per aver accettato il nostro invito, ma ormai lui è di casa, è già venuto altre volte qui da noi, e lo ringrazio per la sua esposizione così esaustiva e per il finale che è pieno di speranza, sì, perché è proprio di serate come queste che salveremo il mondo si salverà per serate come queste, perché quando le carte si mescoleranno chi emergerà sarà chi avrà l'identità, chi avrà un'identità chiara, chi non avrà nulla sono affari suoi, anche perché è vero che sono leggi dello Stato, ma lo Stato è un'invenzione, non è stato inventato nel 1600 qualcosa, e come tutte le cose che sono state inventate prima o poi sparirà, e rimarranno le società, la società politica, la polis, che lavoreranno insieme per il bene comune, e quindi se c'è una società con un'identità forte è chiaro che ci saranno anche delle leggi a favore dell'uomo e non di altre cose. Quindi se qualcuno vuole fare delle domande, il nostro relatore è qui presente, prego. Carlo Gravi, Torino. Due cose molto stimolanti. Una è di tipo più tecnico-giuridico, la possibilità dell'obiezione di coscienza per i medici rispetto a questa, nell'eventualità che dovesse passare questa legge, visto che proprio è la gemella del discorso dell'aborto, perché infatti Ippocrate il giuramento lo fa sia sulla somministrare un farmaco abortivo sia un farmaco mortale a un generico paziente, visto che in Italia c'è l'obiezione di coscienza, mi chiedo se si stia parlando, se si ipotizzi la possibilità dell'obiezione di coscienza anche per questa disposizione di fine vita. E poi mi chiedo, anche se non è proprio una domanda filosofico-teologica, più insomma sociopolitica, se secondo te una nuova generazione di persone in Parlamento potrebbe con la prossima legislatura cambiare un po' i termini della questione, nel senso che siamo credo tutti allibiti che il nostro Parlamento, i nostri 950 parlamentari eletti da questo popolo italiano di cui tu dichiari di credere nella solidità, nella sanità anche di fede e di antropologica, insomma culturale, però in qualche modo si trovano lì in 950 a fare questi discorsi, a queste considerazioni veramente allucinanti sotto molti aspetti. E se non pensi che sia possibile, non so, anche qui con un miracolo, che una nuova generazione di persone che si presentino in Parlamento a marzo cambino in modo un po' decisivo questa deriva che veramente sconvolge tutti noi. Grazie. Raccogliamo e rispondo o rispondo subito? Forse raccogliamo due o tre domande e poi provo a rispondere. Grazie. Se ho capito bene. Accendi. Il suo nome? Io mi chiamo Lucia. Ma se ho capito bene, questa legge della quale lei parlava è un'imposizione dell'Europa? Perché adesso sono cose che ci impone l'Europa, ma siamo
Grazie Lucia. Il suo nome? Prego. Maura. Io volevo semplicemente fare invece un'affermazione, se vogliamo, un controcorrente, nel senso che... Si sente, vada tranquilla. Allora, io avevo visto un film alla televisione, di cui non ricordo esattamente il titolo, finiva con la farfalla, ed era un film che faceva... Lo scafandro e la farfalla, che era un film anche quello sicuramente attesi, perché voleva evidentemente essere pro eutanasia, d'accordo, però faceva vedere delle situazioni reali, cioè di un uomo immobile che aveva una mosca sul naso e non poteva neanche fare niente per... Allora, la mia domanda è, e se invece uno volesse morire per disperazione? Altri? Cominciamo a rispondere a quelle altre domande, intanto voi pensate alle vostre, elaborate le altre domande. Forse conviene posare qui il microfono oppure spegnerlo, altrimenti va in dissonanza con questo. Carlo, allora, allo stato attuale la norma non prevede l'obiezione di coscienza, esattamente come il DDL Cirinnà non prevede per i pubblici amministratori la possibilità di opporre l'obiezione di coscienza. Voi sapete che c'è in questo momento una guerra giuridica contro il diritto all'obiezione di coscienza. Da tutti i fronti emerge questa cosa, e lo scandalo dell'ultimo concorso della Regione Lazio, che ha assunto solo medici non obiettori per garantire il presunto diritto ad abortire, è un primo gravissimo atto di discriminazione pubblica nel nostro paese, che vuole dirsi democratico, ok? Quindi credo che uno dei padri della riflessione sull'obiezione di coscienza sia il professor Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, che è uno dei giudici del Tribunale Vaticano, che ha pubblicato vari testi sull'obiezione di coscienza. Attualmente è docente alla Pontificia Università Lateranense e io con lui ho fatto corsi e studi sull'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza che cos'è? È la possibilità che su leggi eticamente sensibili, non sul 730, mi raccomando, anche se anche lì si potrebbe aprire un file, su leggi eticamente sensibili la coscienza individuale possa dire io non ci sto, erga omnes, contro tutti. Il caso classico che certi signori, che sono gli stessi di questa legge, hanno cavalcato negli anni 60 e 70, è stata l'obiezione di coscienza al servizio militare. Tutti noi abbiamo fatto servizio civile, non servizio militare, e io poi quando sono in seminario ho avuto il congedo, in quanto stiamo in servizio civile permanente noi, quindi non c'è bisogno neanche di fare il servizio civile. Ma nessuno si è mai azzardato a dire che obiettare al servizio militare o all'uso delle armi non fosse civile. E perché dovrebbe essere in civile obiettare all'interruzione volontaria di gravidanza, o obiettare all'eutanasia, o obiettare ad altre leggi che sono eticamente sensibili? Quindi fa parte della difesa delle mura, perché è difesa della dignità della persona umana difendere in tutti i modi l'obiezione di coscienza. Subito nasce una domanda: l'obiezione di coscienza ha dei limiti? Certo, ovvio. I due limiti dell'obiezione di coscienza sono l'ordine pubblico: io non posso, in nome della mia obiezione di coscienza, sovvertire l'ordine pubblico, mi pare ovvio. E il secondo limite dell'obiezione di coscienza è la coesione sociale. Io non posso fare obiezione di coscienza a leggi fondamentali per la coesione sociale. Ma qui non siamo di fronte a questo, eh? Faccio un esempio macroscopico. La Catalogna non potrebbe invocare l'obiezione di coscienza per staccarsi da Madrid, perché non è quello un caso, perché lì invece viene minata fortemente la coesione sociale. Allora, sono casi in cui c'è una legge che sia una legge eticamente sensibile.
rispondo sinteticamente, allo stato attuale nella legge non c'è. Però guardate, questo è tipico del legislatore, cioè il legislatore normalmente non mette nella sua legge l'obiezione a quella legge lì, mica è scemo, no? Ovvio, deve essere poi il Parlamento, la protesta civile, le associazioni dei medici, dei giuristi cattolici a proporre l'obiezione, la possibilità dell'obiezione di coscienza a queste norme. Pensate agli amici farmacisti obbligati per legge a vendere la RU846 che procura l'aborto, la cosiddetta pillola del giorno dopo o dei 5 giorni dopo, che impedisce l'annidamento dell'embrione fecondato e di fatto è una pillola abortiva. Non possono non venderla, si beccano delle denunce senza paura. È vero che chi vende la pistola non è responsabile dell'omicidio di chi spara, è vero, però io devo essere libero di non vendere pistole ma aprire un negozio di fiori e lo Stato non me lo può impedire. Il farmacista che non vuole vendere il farmaco abortivo è paragonabile a un cittadino che non vuole vendere un'arma anche se a usarla non è lui. E chi condannerebbe un cittadino che sceglie di vendere fiori invece di vendere pistole Beretta o Kalashnikov, visto che c'è l'anniversario del signor Kalashnikov in questi mesi? Secondo elemento, certamente noi abbiamo bisogno di persone nuove, anche volti nuovi forse, perché vi faccio sorridere, anche se è una cosa buona di per sé. Il 2 aprile del 2014, con l'intervento numero 2996, sono intervenuti insieme i deputati Binetti, Buttiglione, Cera, Dalia e, udite, De Mita, ok? Per integrare questa legge e cercare forse di limitarne i danni, ok? Però sono nomi un po' âgé, o direi i francesi, no? Allora, c'è sicuramente bisogno di una classe dirigente nuova che abbia il coraggio delle proprie opinioni, che sia formata e che abbia il coraggio anche di portare in sede parlamentare le argomentazioni di questa sera ci siamo detti, che sono assolutamente argomentazioni razionali, prima che teologiche. Non so se ho risposto, Carlo. Lucia, no, l'Europa giuridicamente non ce lo impone. La famosa frase "ce lo chiede l'Europa" in questo caso non può essere usata, ma ce lo impone culturalmente ed economicamente. Questo è il punto. I condizionamenti non sono più di carattere violentemente giuridico, sono condizionamenti di tipo culturale ed economico. E capite che questo è un problema molto serio. La frase "è una scelta di civiltà" è la frase più incivile che ci possa essere, perché tu dicendo "è una scelta di civiltà" a chi non è d'accordo con la tua opinione stai dando dell'incivile all'altro, e questo è veramente grave. Eppure è una frase che tutti ripetono come un mantra, perché la frase "è una scelta di civiltà", dando dell'incivile al contraddittorio, lo marchia moralmente e dunque gli altri stanno zitti. Maura, se una persona volesse morire perché è disperata, cosa ne facciamo? L'amiamo con tutto l'amore di cui siamo capaci, e se uno vuol morire ed è in grado di suicidarsi, c'è il fai da te, ok? Ma se non è in grado di suicidarsi, non può fare niente, neanche suicidarsi. È così povera la condizione di quella persona che non è nemmeno più in grado di interrompere liberamente la propria vita. In Italia l'istigazione al suicidio e la cooperazione al suicidio sono ancora reati penali. Il nostro codice penale non li ha ancora depenalizzati. Ok? Per cui da questo punto di vista io comprendo. Guardate, vi racconto brevemente, sono amicissimo di un architetto importante, perché ha progettato con la mia consulenza teologica, lo sapete, il nuovo fonte battesimale della Cappella Sistina.
Quindi abbiamo fatto un'opera importante, poi abbiamo messo anche il candelabro per il cielo pasquale e abbiamo messo il nuovo ambone in Cappella Sistina. Questo maestro, di cui sono mi onoro, della cui amicizia mi onoro, ha avuto un caso personale, la sua moglie è stata anni in stato vegetativo permanente. E la nostra amicizia si fonda sul fatto che io ho visto in quest'uomo che cosa vuol dire quello che io dicevo nei matrimoni agli sposi, nella buona e nella cattiva sorte finché morte non ci separi. Allora il problema non è voler morire perché disperati, il problema è imparare a fasciare d'amore le persone in modo che non si arrivi alla disperazione. È lì la questione. Ma questo lo può fare solo chi ha ragioni per vivere e dunque non pensa a come morire. Io aggiungo, lo può fare solo chi sa che la vita non è solo questa decina d'anni di vita terrena. Perché è ovvio che se noi abbiamo perduto per strada la convinzione razionale di Aristotele che esiste l'anima e che l'anima è immateriale e dunque immortale, incorruttibile, e neanche immaginiamo che Cristo ci dice che questo nostro corpo è per sempre, perché anche il nostro corpo risorgerà, se questi due dati, razionale e di fede, sono completamente archiviati, noi non abbiamo l'energia sufficiente per reagire. Non avendo energia sufficiente per reagire, ci affidiamo, come sempre fa l'uomo quando è disperato, al potere dominante. E oggi il potere dominante ti dice: non ho i soldi per curarti, non ho gli uomini per amarti e dunque togliti dai piedi con 14 euro. Grazie. Ancora qualche domanda? Mi spiace. Abbiamo, grazie. Sì, abbiamo ancora 5 minuti. Allora. Sì, sì. Forse non funziona. Beh, dipende, no. Vabbè. Tanto sono... Allora, io vorrei ricollegarmi invece a se uno volesse morire perché disperato, vorrei aggiungere se uno volesse disperatamente vivere, come ad esempio Eluana Englaro quando tossiva nell'ambulanza per dar segnali che stava comprendendo e non voleva morire, oppure il piccolo Charlie Gard dove i genitori disperatamente hanno tentato di salvarlo, quindi lo Stato ha deciso. Ad esempio anche, mi ricordo Umberto Bossi, quando è stato colpito dall'ictus, aveva detto, quando stavo bene avevo detto che se mi fosse successo qualcosa che avesse reso la mia vita non degna, avrei preferito morire. Oggi ringrazio mia moglie che si è battuta con tutte le sue forze e ha permesso che io vivessi. E ancora in ultimo, l'esempio di prima degli anziani in Nord Europa che non vanno in ospedale perché altrimenti sanno che fine fanno. A quale fine gli propongono di andare incontro. Quindi pensiamo invece a quelle persone che disperatamente vorrebbero vivere e che invece questa legge creerebbe il precedente per dar l'appiglio di morire senza volerlo. Ecco. Altre domande? Grazie. Sono sopra. Domando cosa? Cioè è una sottolineatura, come detto. Tocca a noi intervenire su questa cosa concordi come Chiesa. Ecco, io trovo che questo sia veramente un punto assolutamente cruciale, perché ho l'impressione che a diversi livelli questa concordia non ci sia. Ecco. L'ultima, facciamo 3 più 3, sì, l'ultima qua, perfetto. Così poi chiudiamo. Vi prometto che alle 11, io domattina alle 7 sono in viaggio perché alle 9 ho una conferenza a Savona, quindi anche io ho bisogno di qualche ora buttare queste ossa sul letto. Ossa e anche un po' di ciccia, mica sono ossa. Marcello di Torino, come vedi come sacerdote da un punto di vista pastorale, teologico, il comportamento di certi politici radicali che a mio avviso si presentano come agnelli vestiti da lupi.
cioè in alcune loro attività decisamente condivisibili e nobili, per esempio sui detenuti, sembrano la quintessenza del bene. E poi in realtà umanamente sembrano dimostrare un certo interesse per la religione, un abbraccio anche strano col papato, ad esempio, e in realtà perfino Grillo ha detto: quando si parla di morte ci sono i radicali, da anni fanno così, manipolano la l'opinione pubblica con una propaganda, hanno una radio che noi in parte contribuiamo a pagare. 3 milioni di euro l'anno. Ecco, come li vedi come sacerdote e poi ovviamente un utilizzo di loro? Ciò, un gruppo di tutto. Sì, sì. Grazie. Allora, parto dalla prima provocazione sana. Chi vuole disperatamente vivere? Dicendo questo, senza tema di essere smentito, solo il cristianesimo ha portato nel mondo un rispetto tale della vita per cui chi vuole disperatamente vivere può trovare aiuto. Non dimentichiamolo mai. Il cristianesimo si affaccia sulla scena della storia in tempi in cui la vita umana non valeva quasi nulla, in tempi nei quali nel diritto romano il pater familias aveva potere necisque vite di vita e di morte sui figli, potere che poi passerà anche all'abate nei monasteri benedettini sui monaci, ma gli abati non lo useranno mai, ma giuridicamente ce l'avranno. E in quel contesto drammatico il cristianesimo fa alcune cose straordinarie. Propone e progressivamente realizza la difesa della vita in tempi in cui neanche si sarebbe immaginato dell'esistenza del codice genetico diverso per 7 miliardi di uomini. Non è lo Spirito Santo che illumina e guida la Chiesa facendo anticipare di 19 secoli le scoperte scientifiche che poi altro non faranno che confermare la dottrina della Chiesa. Il cristianesimo introduce il rispetto per tutti i morti che venivano mangiati dai cani, le carogne degli schiavi per le strade, divorate dalle selve. Il cristianesimo dice no, tutti i morti, non solo gli imperatori, devono essere sepolti, perché si seppellisce un corpo corruttibile e risorge un corpo incorruttibile. E potrei continuare l'elenco con gli ospedali, le università, tutto quello che di grande conosce la nostra civiltà. Direbbe Papa Benedetto XVI: edificare la Chiesa per edificare il mondo. Noi pensiamo che noi che possiamo edificare il mondo senza edificare la Chiesa. Questa è un'illusione drammatica. Edificare la Chiesa per edificare il mondo. E noi abbiamo bisogno di una Chiesa, così entro anche nella risposta alle altre due domande, abbiamo bisogno di una Chiesa che sia più divina, non meno divina, che sia più divina e perciò più umana, perché se non capiamo questo, non abbiamo capito il metodo di Cristo, che è il metodo dell'incarnazione. Dio si fa uomo per portare noi dentro la vita divina. Allora la Chiesa non deve essere più umana, deve essere più divina. Recentemente un vescovo noto in Italia ha fatto un'affermazione descrivendo il pranzo in una grande cattedrale e dicendo: così l'Eucaristia è più umana. Perché non era umana l'Eucaristia? Mangiare del pane e bere del vino non è umano, ma deve essere più divina, non più umana. Capite che dietro c'è una logica in cui differenti modi di pensare si confrontano. Però siccome noi siamo intelligenti, dobbiamo sapere che anche il magistero a tutti i livelli ha dei canali di comunicazione. Ordinariamente, e non entro in polemica con nessuno, ma ordinariamente ciò che viene pubblicato dai giornali
non è magistero, mi raccomando. Le interviste ad alta quota non sono magistero. Repubblica non è l'organo ufficiale della Santa Sede, anche se tanti di noi sacerdoti, di loro io no, tanti sacerdoti vanno in giro con Repubblica sotto l'ascella in sacrestia, ma non è un organo ufficiale. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica, che finché non è cambiato, è ciò che la Chiesa dice e ciò che la Chiesa pensa, dice così: qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. Questo dice non Vitiello, che non è nessuno, ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, e ogni cattolico che voglia dirsi tale deve attenersi al numero 2277, 2277, anche facile da ricordare, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ogni altra affermazione, chiunque la faccia, se va contro questo, non è da ascoltare. Gesù l'ha detto, non ascoltateli. Se invece vogliono, devono cambiare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Avessero il coraggio di farlo. I radicali sono un mistero anche per me, perché non so per quale ragione, ma io penso che un buon 50% dei parlamentari di qualunque schieramento dai radicali sono passati. Ora, non parliamo dei morti, per rispetto dei morti, va bene? Perché non è il caso. Però studiate, scartabellate, scavate la biografia di certi parlamentari, anche sedicenti cattolici. Scoprirete cose straordinarie, anche di relazioni di tipo affettivo che hanno determinato la carriera di certi personaggi. Io qui non posso andare oltre perché sarebbe indegno della mia persona e della mia dignità umana e sacerdotale. E anche se siamo nella fascia protetta, perché sono le 23, di certe cose non voglio parlare. Ma la biografia di certi personaggi che hanno fatto carriera solo perché sono passati da certe camere da letto è notizia pubblica. Non bisogna avere la sfera di cristallo per saperla. Allora, c'è qualcosa di strano in tutto questo. Lei mi ha chiesto un parere da teologo. Io le dico che alcuni strumenti possono essere strumenti satanici. Alcuni strumenti, alcuni modi di procedere che vivono sistematicamente della menzogna possono essere strumenti satanici. Poi aggiungo, così siamo chiari e contenti, io non ritengo che Emma Bonino e Napolitano siano i migliori italiani del nostro paese. Non sono d'accordo. Né ordinario né straordinario né infallibile, il mio dissenso mi lascia completamente cattolico, non c'è nessun tipo di problema, vado a dormire cattolico. Ringrazio di nuovo tutti voi per la vostra partecipazione, ringrazio l'Osservatore Vitiello, il professor Osservatore Vitiello. E come dice una nostra amica che è qui presente in aula, la cultura non è una forma di intrattenimento, ma una forma di conoscenza, ed è per questo che, siccome la cultura è una forma di conoscenza, non abbiamo contributi dalle istituzioni. Quindi se qualcuno volesse partecipare, iscriversi al centro culturale, lasciare all'uscita magari una piccola offerta, è graditissima. Se si può altresì lasciare l'email
potete ricevere tutte le nostre informazioni, le nostre iniziative future, anche tramite mail. Ti ringrazio di nuovo. Vi chiedo lo stipendio di un'Ave Maria per me, perché voi capite benissimo che di questi tempi girare per l'Italia a dire certe cose ci vuole la scorta. Quindi pregate la Madonna di Fatima che mi protegga almeno fisicamente, poi intellettualmente mi difendo da solo, ma fisicamente pregate la Madonna per me. Un'Ave Maria ciascuno, io sono blindato per le prossime conferenze.